Ciao a tutte, questo che vi presento è il nuovo scialle che sto lavorando. È uno scialle ai ferri dalla forma asimmetrica, si parte da questa punta e poi si lavora allargandosi. Dunque è molto semplice da lavorare, io lo sto facendo con un filato in mistolino sulle tonalità del colore naturale e del celeste. Per questo scialle utilizziamo la maglia dritta, diciamo che lavoriamo molto a legaccio, ossia facendo tutti i ferri a diritto. Poi utilizzeremo un aumento lavorando allo stesso tempo sul davanti e sul retro la stessa maglia, e nella parte traforata utilizzeremo i gettati e le due maglie prese insieme a dritto. Si parte con questa punta a legaccio, dove vedete io ho aggiunto un marcapunti per sottolineare la parte in cui faremo l'aumento, che è solamente questa. Infatti, vedete, da questo lato lo scialle è dritto. Quindi, per mia comodità, ho messo il marcapunti in modo che quando mi trovo sul lato in cui devo fare l'aumento, la cosa non mi sfugga. Vi faccio vedere come si inizia. Potete utilizzare qualsiasi tipo di filato, magari utilizzando un numero in più per avere dei forellini un po' più grandi quando lavoreremo gettati. Dunque, per partire si fanno 5 maglie, quindi montiamo 5 maglie sul ferro e facciamo un primo giro a diritto che non va contato. Ora andiamo con il primo ferro ufficiale, quello cioè in cui faremo l'aumento. L'aumento, vi dicevo, verrà fatto sempre nella parte iniziale del primo ferro sul dritto del lavoro. Quindi, come abbiamo fatto anche in tantissimi altri scialli, facciamo il nostro aumento lavorando la prima maglia a diritto senza far scivolare il punto dal ferro di sinistra. Tiriamo indietro il nostro ferro e prendiamo sempre la stessa maglia, la andiamo a prendere dietro come se fosse un diritto ritorto, la lavoriamo e dopodiché i due punti li facciamo scorrere sul ferro di destra. Lavoriamo a dritto tutte le maglie restanti sul ferro di sinistra. Il ferro numero 2, ossia il rovescio del lavoro, va sempre lavorato tutto a dritto, senza aumenti, senza diminuzioni, semplicemente a diritto. Ritorniamo al ferro sul davanti e lavoreremo nuovamente il nostro aumento. Ferro dietro, lavoriamo il nostro diritto ritorto, abbiamo un aumento a diritto fino alla fine.
Di nuovo al rovescio lavoriamo tutte le maglie a diritto. Questa è la lavorazione della prima parte del nostro scialle e dovrete ripetere sempre questi due ferri, il primo e il secondo, il primo con l'aumento, il secondo tutto a dritto, finché non raggiungete una dimensione di all'incirca una ventina di centimetri che andrà misurata su questa parte dritta. Io l'ho fatta di una ventina di centimetri, ma ovviamente voi potete allungarla fin quando volete. Dopodiché si passa alla lavorazione traforata. Questa lavorazione traforata è formata dall'unione di quattro ferri. Una volta che avete terminato la parte al legaccio, controllate sempre che abbiate un numero pari di maglie sul ferro e proseguite in questo modo. Il primo ferro della parte traforata va lavorato normalmente come quello del legaccio iniziale. Quindi facciamo la nostra maglia di aumento, e tutto dritto fino alla fine. Ecco qua, secondo ferro del motivo traforato, tutto a diritto. Terzo ferro, lavoriamo come abbiamo fatto con i precedenti ferri del diritto del lavoro, un aumento e a dritto per il resto del ferro. Ora passiamo al quarto ferro, che è quello fondamentale per la lavorazione traforata. Lavoriamo in questo modo: un diritto, due maglie a diritto prese insieme, quindi abbiamo una diminuzione, una maglia soltanto. A questo punto iniziamo con i gettati. Primo gettato. Ripetiamo sempre due maglie a dritto lavorate insieme e un gettato. Due maglie a dritto lavorate insieme e un gettato. Due maglie a dritto
lavorate insieme e un gettato. Lavoriamo in questo modo fin quando non restano solo 3 maglie sul ferro di sinistra. Facciamo l'ultimo punto del traforato, vedete, terminiamo con un gettato, dopodiché lavoriamo a dritto le 3 maglie rimanenti. Ecco qua, questo è il quarto ferro della lavorazione traforata, che completa, diciamo, il rapporto da ripetere. Una volta fatto questo ferro, ritorniamo sul davanti del lavoro e riprendiamo a lavorare dal primo ferro, dal primo dei 4 ferri che occorrono per avere la lavorazione traforata. Quindi ripartiremo facendo il nostro aumento. E lavorando a diritto tutte le maglie che in questo caso saranno composte da maglie dritte da gettati, tutti a diritto fino alla fine del ferro. Per terminare lo scialle, una volta che avete raggiunto la dimensione che desiderate oppure che avete terminato il filato disponibile, praticamente per chiudere lavorate un ferro al dritto e un altro ferro al dritto per il retro facendo un legaccio. Quindi per chiudere fate in questo modo, così che la chiusura sia morbida e non tirata. Lavoriamo al dritto una maglia, la passiamo sul ferro di sinistra e lavoriamo a dritto tutte e due insieme. Passiamo adesso questa maglia di nuovo sul ferro di sinistra e lavoriamo 2 maglie insieme a dritto. La ripassiamo sul ferro di sinistra e lavoriamo di nuovo 2 maglie insieme a dritto. Ripassiamo la maglia sul ferro di sinistra e lavoriamo 2 maglie insieme a dritto. Ecco, dobbiamo fare così, in questa maniera, finché non terminiamo tutte le maglie che abbiamo lavorato sul ferro, e questo tipo di chiusura farà in modo che rimanga morbida e non tirata. Vedete?
non stringe il lavoro, ma il lavoro rimane così steso come dovrebbe essere. Ecco, ricordatevi, passare sempre la maglia che abbiamo sul ferro di destra di nuovo sul ferro di sinistra e lavorarla insieme ad un'altra a diritto. O se volete utilizzare la chiusura normale, dovrete però stare attenti a non tirare troppo le maglie perché poi il lavoro si stringerà. Ecco, questo è un metodo giusto. Allora, io vi ho dato tutte le indicazioni per lavorare questo scialle. Ora io tornerò al lavoro per terminarlo e mi auguro che vi sia piaciuto. È molto semplice e anche per chi inizia è alle prime armi con i ferri. Semplicissimo da lavorare, ma a seconda del filato che andrete a scegliere, farà un bellissimo effetto questa lavorazione. Ok, adesso vi saluto, vi do appuntamento al prossimo tutorial. Come al solito, buon lavoro da Lilla.